Johnny Scandal, rapper amato dai ragazzi, 26 anni, nato a Matera, cresciuto in Brianza, ha avuto un'infanzia complicata e una nonna speciale, come racconta in questo servizio della collega Laura Gialli. Buongiorno, anche se oggi non so come stai, chissà dove ti trovi adesso, con chi stai, vorrei rubarti il cuore ma tu non ce l'hai. Sorridere alla vita sempre e comunque. Ora che Johnny Scandal l'ha capito, tutto scorre per il meglio. Il suo ultimo singolo è disco d'oro, il suo libro in cima alle classifiche. Un successo meritato per questo rapper amato dai ragazzi per il modo sincero con cui si racconta. Anche volendo cancellarti adesso come faccio? Che sei dentro di me per sempre come un tatuaggio. Ma guai a chi ti tocca, fredda come il ghiaccio, fredda che pure a maggio. Quando parli ti esce sempre il fumo dalla bocca. Il senso della musica, secondo me, è semplicemente esprimere quello che si prova ogni giorno. Poi è vero anche che ci sono tanti artisti che scrivono cose di cui non c'entra niente la propria vita privata, no? Invece io ho fatto di questa passione, insomma, il mio diario personale, esposto però invece che solo a me stesso, a tanta gente. Non ricordare niente dal passato, ricominciare premendo reset. Quella di Johnny, 26enne, nato a Matera e cresciuto in Brianza, è una storia di tutto rispetto. Abbandonato e mai più cercato dai genitori biologici, a 2 anni viene adottato, a 10 è già orfano, cresce con la nonna Adriana, a cui è legatissimo, ma anche lei se ne va presto. Per una strana coincidenza del destino, lo stesso giorno in cui la nonna muore, sul web esce la canzone a lei dedicata, grazie alla quale Johnny fa il boom di visualizzazioni, diventando famoso. Non ricordo molte cose, però ricordo bene quando tu sei stata la prima a tenermi in braccio, la prima a farmi fare il primo passo dentro questo mondo ladro che ha rubato i genitori che ci avevo a fianco. Mi ricordo Biancaneve, che sebbene sia una fiaba più per femminucce che per maschietti, però boh, la prima volta che me la raccontò, boh, ci rimasi, non so, mi colpì sta cavolo di favola, e quindi ogni volta, sia nella pennichella delle 4 che la sera prima di andare a dormire, ogni volta la volevo, e quindi mi è rimasta impressa sta cosa e l'ho scritta. Il primo sguardo la mattina va solo a te, a voce bassa vorrei dirti se ti va di raccontarmi ancora qualche fiaba e di stringermi forte quando torno a casa. Il primo sguardo la mattina va solo a te, a voce bassa vorrei dirti se ti va di raccontarmi ancora qualche fiaba e di stringermi forte quando torno a casa. Quello che mi manca è poterle chiederle scusa più volte per le volte in cui l'ho mancato di rispetto per cose futili. Ci sono giorni dove muori, oggi uno di questi. Ogni mancanza è tatuata sul suo corpo, diventato tela. I nomi di papà, mamma e nonna stanno sulle dita. Ma è grazie alla scrittura che Johnny metabolizza il suo carico di dolore. Testi sentiti che toccano il cuore dei ragazzi. A piacere è il modo fattivo in cui Johnny affronta le difficoltà, senza mai piangersi addosso e con il cuore aperto al futuro. Oggi non mi cercare più, resto a fare 2 passi, fuori c'è il temporale, tu non li vedi quei lampi. Se non ci fosse stato, insomma, tutto questo trambusto nella mia vita, probabilmente non avrei fatto questo mestiere, no? Che poi non sarebbe neanche stata una passione, secondo me, perché quello che mi ha portato a scrivere e a saper scrivere in questo modo è sicuramente non una bacchetta magica, ma quello che è successo. Proprio per questo nel libro parlo di gratitudine, no? È grazie a queste cose, tra virgolette, purtroppo per fortuna, se insomma riesco a esprimermi in un certo modo e a scrivere in una certa maniera. Guardo te, come a dicembre passo le sere a guardare cadere la neve che c'è. Come un bambino guarda la pera e sorride insieme al personaggio che c'è. Come un vecchietto guarda un cantiere, anche se va tutto bene, lui dice che watch you are you are, watch you are you are.